Sono stati presentati nei giorni scorsi le compagnie finaliste del cartellone della sezione teatro del premio Città di Leonforte. A contendersi il premio saranno l'Associazione Culturale Maga e Mastema di Catania, la Compagnia Cercamonte di Napoli e le Partenze Intelligenti di Roma. Tra gli spettacoli fuori concorso in cartellone anche le Troiane di Neon Teatro con la regia di Monica Felloni. La cerimonia di premiazione si terrà il 10 settembre. Il 17 agosto si festeggia Enna Sant'Elia. Alle ore 8 e alle ore 19 dall'eremo di Montesalvo è in programma lo sparo di 17 colpi a cannone. Alle 12 nella chiesa del Carmine supplica a Sant'Elia, alle 18 rosario, coroncine e canto delle litanie, alle ore 19 solenne cerimonia di presentazione ai fedeli del gemellaggio tra le città di Enna, Palmi e Seminara e firma del giuramento dei sindaci alla presenza dei vescovi di Piazza Armerina e di Oppido Palmi. Seguirà la firma del gemellaggio ecclesiale dei parroci e rappresentante della chiesa ortodossa. Alle ore 19.30 nella piazza antistante alla chiesa del Carmine si svolgerà il solenne pontificale che sarà concelebrato dai vescovi di Piazza Armerina e di Oppido Palmi con la partecipazione delle rappresentanze delle chiese ortodosse. All'inizio della celebrazione sarà consegnata alla città di Enna la reliquia di Sant'Elia proveniente dalla Basilica di Santa Maria dei Poveri di Seminara. Al termine il rito di chiusura della Porta Santa che concluderà il giubileo eliano intetto per celebrare il 1200° anniversario della nascita del santo ennese. Dal 24 al 27 agosto si terrà a Nicosia la seconda edizione della rassegna intitolata Nicosiana. Teatro, musica e performance artistiche sosterranno anche quest'anno la ricerca in ambito medico-scientifico contro l'epidermolisi bollosa, malattia nota anche come sindrome dei bambini farfalla. È uscito il nuovo libro dello scrittore e giornalista troinese Pino Scorciapino intitolato A grandi passi verso la Terza Guerra Mondiale, editrice di Sud Salerno. Il volume raccoglie 32 articoli e saggi sui temi della politica internazionale e della geopolitica. Il calendario della raccolta differenziata nella città di Enna prevede mercoledì sera il conferimento della plastica, giovedì sera il conferimento di carta e cartone. Le utenze domestiche sono invitate a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al nostro sito ennalive.it, per contattare la redazione scrivete a redazione@ennalive.it.